abbiamo realizzato in questi 3 anni più di 200 eventi, eventi chiaramente spettacoli teatrali, mostre, reading di poesie, presentazioni di libri e tante altre cose. Questa sera abbiamo così il piacere di esprimere un omaggio ad uno degli esponenti più importanti della pittura contemporanea del nostro territorio, maestro appunto Antonio Sicurezza. E per l'occasione il nostro amico e associato Renato Marchese ha portato un dipinto che fa parte della sua collezione, che è appunto inedito, cioè non conosciuto, e che appartiene alla produzione dei primi anni del suo, diciamo, arrivo in zona. Per appunto parlare della pittura di Antonio Sicurezza abbiamo questa sera 4 relatori d'eccezione, a partire appunto dal figlio Eugenio Sicurezza, a Mario Rizzi, storico e saggista, Marco Tedesco, storico dell'arte, Gerardo De Meo, scultore. Seguirà un breve filmato che è il nostro contributo, cioè il contributo dell'associazione, che ha voluto preparare, ha selezionato una serie di opere e preparando una base musicale per far sì che si abbia una visione, diciamo, completa dell'opera di questo artista. Dopodiché seguiranno gli interventi dei relatori. Buona serata e buona visione. Thank you.
scritto questo libro 8 anni fa e grazie al figlio, l'ammiraglio Eugenio, che veramente si sta praticando molto per divulgare l'opera del padre. Penso quante pubblicazioni sia arrivato già? Oltre 10? Ho fatte 13 durante 13 anni di pensione. 13, cioè, ho fatto 13 libri. E io ho potuto scrivere questo libro perché non conoscevo Eugenio, però me lo presentò Gerardo De Meo, l'amico scultore di Maranola, e dice, c'è l'ammiraglio che vorrebbe fare un libro, ma prendo un libro, io avevo capito un articolo. Infatti ci incontrammo giù da Zianda, al ristorante, e gli portai 7-8 paginette, anche perché io l'avevo conosciuto dagli anni 60 e fino al 72. Però lui una volta si è portato queste paginette a Roma, ha detto no, noi dobbiamo fare un libro, non un articolo, e così mi portò delle foto da Roma, nature morte, ovviamente nudi, paesaggi, ed io in modo particolare in questo testo ho trattato le pitture, il costume, le fogge folcloristiche di Vittura, cioè la pacchiara così chiamata, che poi sarebbe questa, che è un quadro che è stato riprodotto, cioè l'abbiamo noi a Mentura nella sala consiliare del comune, è questa qui. E una volta, dico vabbè, visto le foto io conoscevo in modo particolare le ragazze col costume della pacchiana vinturnese, perché negli anni tra il 60 e fino al 72-73 io con un altro amico, la domenica soltanto, portavo le ragazze del gruppo folcloristico di Minturni, Giulare, nata nel 1954, nello studio che stava su da Recco, e quindi posavano queste ragazze, poi ovviamente andavano a scuola, quindi potevano rimanere durante la settimana. Ed io sono riuscito a individuare tutti i quadri che ha fatto sulle ragazze, anche perché stavano nel gruppo con me, io ballavo nel gruppo, quindi le portavo, le conoscevo benissimo. Ho chiesto loro se potevo mettere la foto con il nome e cognome, loro hanno detto tutti di sì. E questo quadro, in modo particolare, questo sulla destra, mi dispiace che non ne ha portato le diapositive, questo sulla destra, questa sta nella sala di sicurezza di Formia, della ragazza Vittoria Simeone, è un'infermiera di Roma, è di Minturno, però lavorava a Roma. E eccola qui, questo è il nostro costume, che tra l'altro apro una parentesi. Questo costume della Pacchiana è unico in Italia e ha vinto nel 1934 alle nozze di Umberto I di Savoia con Maria José di Belgio il primo premio fra 500 fogge tradizionali italiane, pensate, fra 500 costumi tradizionali ha vinto il primo premio. E nel 1981 siamo andati a Bogotà col gruppo e con questo vestito si è classificato prima a livello mondiale. C'era Paolo Valente con la moglie, l'ex cronista sportivo che è deceduto, venne a Minturno in capo alla settimana e dopo aver fatto un bel discorso ovviamente sulla Pacchiana e sul gruppo e sugli dicendo Italia batte il resto del mondo 1-0, segna Minturno, che essendo uno sportivo ovviamente. E io ho conosciuto poi sicurezza, a parte che tra il 69 e il 72 portavamo queste ragazze, e qui ci sono tutte, e mi dispiace che non ho portato le diapositive Eugenio, queste sono tutte ragazze del gruppo che noi portavamo, inserite nel libro con nome e cognome. Ecco, c'è anche la figlia, vero? Sì, Eugenio. Ci deve essere, mi sembra, una foto. E tra l'altro, una curiosità, questo è venuto successivamente, perché lui nel 1956, durante la seconda edizione della Sagra dei Regni, cioè le regni sono i comuni di grano, che si celebra ogni anno a Minturno tra la prima e la seconda decade di luglio, lui espose a Minturno nella sala consiliare e in quell'occasione poi dipinse questo dipinto che sta lì alla sala consiliare di Minturno, ma successe prima e dopo, lui continuava a venire a Minturno, quindi ha dipinto tante scene, diciamo bucoliche, agreste come queste, sempre col costume nostro della Pacchiana, quindi del mercato che si teneva il sabato a Minturno, oppure delle scene degli interni, diciamo come questa, sempre col nostro costume, ed altre, oltre che con i paesaggi, per esempio sul fiume Garigliano, ha dipinto tantissime cose. E non mi voglio soffermare poi sull'arte verista di
sicurezza, anche perché poi ci sarà l'amico tedesco che parlerà sull'arte. Io comunque ho scritto in questo libro che ero un verista, un po' come lo è stato Cristoforo Sparagna, un altro pittore minturnese, come lo è stato Domenico Purificato per Fonti, anche perché sicurezza ha dipinto in modo particolare anche scene agresti, bucoliche, sia del territorio maranolese che minturnese, scene del porto di Forme, di Gaeta, eccetera. Personaggi, ma su questo non mi voglio soffermare. E tra l'altro voglio far vedere, forse questo non lo conosce nessuno, sulla mia destra è una ragazza di Maranola che veniva quando noi portavamo le ragazze del nostro gruppo per far dipingere le ragazze con costume. Questa ragazza, e se io mi voglio mettere una tovaglia, mi voglio far fare un ritratto dal maestro. E così indossò la tovaglia e con lo stesso giorno abbozzò questo dipinto. Non dico chi è, perché forse non ci sarà più. È un nudo, però. Cioè, è un nudo soltanto con seno, diciamo, no? E quindi questo io potrei dire moltissimo su Antonio Sicurezza, anche perché poi, oltre che averlo conosciuto precedentemente, perché mio socio era un pittore Perotti, però diciamo, chiamavo pittore, ma non lo era, e mi portò a Forme allo studio quando stava giù su da Recco. E lui mi chiese delle ragazze, dice, ma conosci tu delle ragazze, visto che tutte queste, c'è qualche ragazza che io posso dipingere sempre col seno nudo, perché mi è stata chiesta da un parroco di Formia. Però una ragazza che suona la chitarra, dico, per una chiesa, come fa una ragazza? Non è una Madonna, è una virgolata tanza. Ed è una ragazza di Scauri, sposata ovviamente, e gli ho chiesto. Però poi lui successivamente la ritrasse normalmente, una ragazza vestita, senza seno fuori, che suonava la chitarra. Il prete di Formia abbocciò questo quadro, questo bozzetto che è riprodotto nel libro, e disse, ma come faccio io a mettere una ragazza che suona a bitte, una ragazza che suona in chiesa la chitarra? Parliamo di 50 anni fa, insomma, no? E queste sono alcune vicende di Antonio Sicurezza. E poi lo incontravo via Vitruvio, anche perché io lavoravo e venivo anche a Formia spesso, e lui la mattina passeggiava su dunque via Vitruvio in cerca di modelli, di ragazzi che andavano a scuola per cogliere qualche ragazza da fargli fare da modella. Ma questo l'hanno fatto un po' tutti gli artisti, ovviamente. Non mi soffermo sui nudi e sui paesaggi, eccetera, perché sicuramente ne parlerà prima d'arte. Però Sicurezza è stato veramente un ottimo pittore. E io non posso che fare un plauso al figlio Eugenio Ammirato, perché da anni ecco non fa altro che pubblicare i libri con le opere del padre, va alla ricerca spasmodica. Io mi ricordo quando venivo a Minturno con la macchina fotografica lì a fotografare, io poi riconoscevo questi quadri, anche i paesaggi, non soltanto delle Pacchiane, e così siamo riusciti poi a fare questa pubblicazione, dopo quella di Gerardo. In modo particolare sui quadri prima... si soffermerà in genere molto su queste cose. Grazie. È il mio turno. Questi sono 6 volumi, ma sono importanti. 6 dei 13 volumi che sono stati pubblicati su questo pittore dal 2005 al 2018. Ogni anno praticamente in media un libro, però questi sono particolarmente importanti perché è il catalogo delle opere. 5 sono cataloghi tematici, cominciando dai paesaggi, i temi sacri e religiosi, poi i nudi, poi le nature morte e poi i ritratti. E poi quest'anno, siccome sono venute fuori, erano venute fuori, cominciamo a parlare al passato perché ora guardiamo al futuro, ai nuovi ritrovamenti, erano venute fuori 47 lavori non catalogati e è stato fatto un libro di appendice, ultimi ritrovamenti, e con l'occasione sono stati fatti anche un po' di approfondimenti biografici. Questi 6 volumi che sono la catalogazione ora sono proprietà dell'associazione COINE. Grazie. Che rimanga braccia. Per quanto riguarda quello che devo dirvi io, stanotte ho dormito poco.
mi sono fatto una bella doccia, vado a prendere il treno, mi addormento sul treno, mi sveglio subito dopo Itri, mi ruba l'attenzione il paesaggio del Golfo. Prima la cava, che era una collinetta meravigliosa, ora è un buco di pietrisco. Poi il paesaggio del Golfo. Beh, poi devo scappare perché devo scendere a Formia, afferro lo zainetto e dimentico il quaderno che con qualche appunto su quello che avrei dovuto dirvi e che avevo cominciato a guardare, poi mi sono addormentato. L'avevo appoggiato a destra, lo zainetto ce l'avevo a sinistra, scappo e lascio lì. Quindi siete fortunati perché non ho più la traccia, non ho più la traccia. E poi era la traccia che ho usato nell'intervento del primo di agosto qui a Formia presso gli amici di Nola, e quindi buona parte è conosciuta. Che devo dire, non sto a sfinire perché qualcuno era già presente là, uno, due, tre, quindi non ci ritorno su questa traccia, dico soltanto che è stata veramente un'avventura, un vero e proprio secondo lavoro per me, andato in pensione a 65 anni nel 2004, questo di ricercare, rintracciare, documentare, fotografare e coordinare dal punto di vista editoriale tutta questa attività. Ed è stata una cosa che ha dato i suoi frutti, perché innanzitutto sono state catalogate 1115 lavori, in prevalenza dipinti ad olio, perché la sua pittura naturale era all'olio. Prima maniera, quasi tutti i lavori che ci ha mostrato Gerardo, vicinanza con gli anni d'accademia, il pennello, la ricerca del particolare, eccetera. Poi, da metà degli anni 50 in poi, il punto di svolta è la mostra personale di Roma del 1961, la spatola. La spatola che sintetizza e che esprime meglio il vigore che quest'uomo portava dentro. E allora, in definitiva, 1115 lavori, compresi il primo appendice. Però si sta già delineando, tra una cosa e l'altra, un appendice numero 2, che chissà, devo arrivare a una cinquantina di cose nuove, adesso sono sull'ordine delle 15, vedremo che cosa ci riuscirà a fare. È interessante vedere come questi lavori piacciono. Ma non è che piacciono soltanto alla zona nostra perché riconosciamo i personaggi e riconosciamo i nostri luoghi che sono tutto il sud pontino, come lo chiamano adesso, ma una volta era il Formianum in epoca romana. Il Tunde Caglieta era il Formianum. E noi riconosciamo questi e li capiamo subito questi lavori di sicurezza perché c'è un'immediatezza di linguaggio. E poi lui usa il linguaggio anche dal punto di vista del discorso religioso, perché inserisce l'evento sacro in un contesto locale, sia come paesaggio, sia come costumi. Per cui la carità di San Lorenzo è fatta a chi? A un bambino delle elementari col suo grembiulino nero e la sua cartella di cuoio per andare a scuola, oltre che allo storpio, alla donna che si deve sposare, compagna bella. Ma poi San Francesco, il San Francesco che riceve le stimmate. In primo piano ci sono sì tortore, ma ci sono fichi d'India e c'è dietro il Golfo di Gaeta. La prospettiva presa dall'alto delle colline lì a Scatiello e dintorni della chiesa di Sant'Erasmo e la torre. È il Golfo di Gaeta, questo Golfo di Gaeta che quest'uomo si porterà dentro fino nel suo cuore, fino alla tomba. E quindi lui fa... Mi ricordo, c'ero quando dipingeva il San Francesco, no? E mi facevano pena quelle colombelle che lui aveva legato con le zampette al ramoscello. D'altronde se lui non aveva la realtà che doveva rappresentare, non dipingeva. Lui ha fatto tutto dal vero. E quindi noi, va bene, è giustificato che questa pittura la comprendiamo subito, perché fra l'altro riconosciamo personaggi dell'altro ieri.
Ma questo fatto dell'uomo che dipinge qua e dipinge questi luoghi soprattutto e queste persone soprattutto, ha fatto colpo anche in giro per l'Europa, in giro per il mondo occidentale, perché se noi andiamo a interrogare, qui l'ho l'altra volta, l'ho letto, questa volta non lo posso leggere perché non c'è il quadernetto. Era troppo lungo. Però noi prendiamo uno di questi volumi, ad esempio quello che è più diffuso nelle biblioteche che sono in comunicazione in giro per il mondo attraverso il sistema WorldCat di internet, e troviamo che ci sono una quindicina di biblioteche illustri negli Stati Uniti che hanno questo volume di Antonio Sicurezza, come qualcuno ha il volume che hai scritto tu, qualcuno ha il volume che ha scritto Mario Rizzi, eccetera, eccetera. Ed è entusiasmante sapere che alla Frick Collection o al Metropolitan Museum e così via, e ci sono questi libri che parlano di Antonio Sicurezza, Formia, che dicono che esiste Maranola. E devono saperlo che esiste Maranola, perché in quel luogo ha cominciato questo pittore che poi è stato significativo per l'arte figurativa contemporanea. E poi se uno va in internet, non vi dico quante ne trova di immagini di Antonio Sicurezza, nei volumi della catalogazione, ma poi ho smesso, insieme d'accordo con gli storici dell'arte che hanno lavorato con me, per un periodo abbiamo messo tutti i siti che usavano immagini di Antonio Sicurezza, ma abbiamo superato i 350, abbiamo lasciato stare, perché sembrava ridicolo andare a mettere ognuno che usava, abbiamo detto lasciamo perdere, mettiamone qualcuno significativo, facciamo l'elenco delle monografie e fermiamoci là. Comunque è un pittore che si accoppia con Formia. Quando lui ama Formia, ama tutto il territorio, ama gli aurunci su cui è stato negli anni di guerra e si è trasformato in temerario tagliatore di fili fra le postazioni tedesche. È andata bene soprattutto per quelli che erano con lui, perché avrebbero voluto fare una rappresaglia e avrebbe potuto combinare guai, ma lui, mio padre, era poco razionale e non ragionava sulle possibili conseguenze delle sue azioni. Ad esempio, scappato durante un bombardamento alleato mentre era a lavori forzati sulla ferrovia di Formia, che veniva costantemente distrutta dalle bombe che arrivavano in continuazione, arriva a casa sua Santa Maria della Voce, va dalla moglie e dice: sono scappato. Mia moglie, che era l'uomo di casa con i piedi per terra, dice: adesso secondo te non ti vengono a prendere e non ti fanno qualche brutto scherzo per dare il buon esempio agli altri lavoratori forzati? Tu sarai fucilato. Allora l'unica cosa da fare è prendere una valigiata di roba, tutti i quattro figli e quel che possiamo, attraverso le montagne andare fin dove... Perché io sono andato a finire a Corriere della Sonia, perché c'era con noi una ragazza di servizio che era di Corriere della Sonia di Siena, e siamo andati proprio lì a Coreno, prima in località Piagnano, poi siamo andati nelle grotte a nasconderci nelle grotte. Poi gli uomini che devono sfuggire alle razzie tedesche per andare, e non solo, anche fasciste, devono andare a fare il lavoro forzato in Germania, e quelli addirittura si devono nascondere nelle tane degli animali per occultarsi. Comunque, per fuggire tutto questo, e meno male, la notte fra il 3 e il 4 di febbraio del 44, via, attraversato il fronte con gran fortuna e siamo andati dall'altra parte. Quindi era un temerario, era un coraggioso, era uno che si ribellava all'oppressione, era uno che amava la libertà, era uno che amava il popolo. Lui stava sempre dalla parte dei deboli. Dei deboli li sentiva innocenti, li sentiva puliti e li amava. Lui non lo diceva, ma era terziario francescano. E quindi esercitava la sua vita da terziario francescano. Io l'ho scoperto a posteriori, leggendo appunti suoi, dove racconta che aveva preso i voti da terziario a Vibo Valentia durante la guerra, poi li aveva confermati con i padri minimi
i padri minimi di turno. Quindi, insomma, questo era l'uomo. Ma torniamo un pochino all'inizio. L'inizio era la riunione del gruppo degli amici di Mola del 1 agosto. Loro hanno organizzato questa mostra, hanno in questa mostra fatto un bel lavoretto, eccetera, eccetera. L'obiettivo della mostra qual era? Era raccogliere fondi per ripristinare l'abside di San Giovanni Battista nella prioritaria posizione. Allora, cosa si è fatto ragionando? La componente razionale, no? La componente razionale ha detto: adesso io questa volta mi muovo da Roma con la macchina, porto 70 libri a voi dal titolo Antonio Sicurezza a Formia, ne porto 60 alla parrocchia dal titolo Produzione pittorica di Antonio Sicurezza negli edifici di culto. Titolo pallosissimo, si direbbe, no? No, noiosissimo, non per niente, è la titolare del libro è mia figlia. Che i rapporti con i storici dell'arte in genere sono difficili, ma se poi uno è figlia sono, diventano ancora quasi impossibili. Invece l'altro era più sciolto perché era Teresa Sacchino di Spoto. Beh, morale della favola, la serata era per quell'obiettivo là. Bisognava andare alla mostra e bisognava comprare il libro, 20 euro pezzo di copertina, però i 20 euro andavano nel fondo per la parrocchia che deve fare lo spostamento, il ripristino della decorazione dell'abside di San Giovanni Battista. Io col presidente mi metto lì sul banchetto, dice voglio aprire le danze. 2000 euro. E gli ho firmato questo assegno di cui parla il nostro amico. In silenzio gli ho firmato questo assegno e gliel'ho dato. Non l'hanno ancora riscosso. Però hanno fatto poi, non hanno beccato, hanno preso, ha venduto due o tre libri perché si sono dimenticati di dirlo. Non l'hanno detto, l'organizzazione non ha detto, guardate adesso entrate lì, c'è il banchetto, sappiate che se comprate per 20 euro un libro, quei 20 euro vanno a questa finalità. E quindi io quei libri che ho portati, adesso ho solo la speranza che li valorizzino nel tempo alla lunga, perché quella sera proprio non l'hanno saputi e voluti realizzare. Però sono stati bravi e successivamente con la serata del burraco hanno fatto 1000 euro, perché l'iscrizione 10 euro a persona, 100 persone, 1000 euro. E allora a Don Mariano hanno detto noi abbiamo 3000 euro per te. E però a Don Mariano non glieli stanno ancora dando, perché l'assegno, io non ho avuto nessuna reversale di riscossione. Sono sempre i miei soldi, probabilmente invecchierà al punto tale che la banca non glielo riconoscerà più. E insomma, signori, stiamo andando un pochino... tanta buona volontà, però stiamo andando un po' in situazione di... Comunque io sono sempre molto, molto fiducioso, perché uno degli obiettivi che mi sono riproposto come opere per la mia pensione è la ricostruzione dell'abside, della decorazione dell'abside della chiesa di San Giovanni Battista, perché è l'opera di natura religiosa più completa che ha fatto questo pittore, ed è un'opera estremamente significativa per la sua pittura. Quindi io ci sto dietro e spero che insieme a me ci siano tanti i formiani, siano parecchi formiani che vogliano arrivare allo stesso risultato. Allora devono sapere questi formiani che c'è sempre la possibilità di contribuire un piccolo contributo economico e poi si prenderà anche un libro specifico su questo pittore, perché questi libri, bene o male, il prezzo di copertina è quello, perché questi libri almeno valgono quello lì. E quindi diciamo che l'iniziativa razionale è andata un po' momentaneamente a monte per queste difficoltà organizzative che si ritrovano sempre. Dov'è il presidente? Non lo vedo. Di che vuoi? È qua? È lui il presidente del CONI. Eccolo qua il presidente. Io ero sempre rimasto colpito dalla voce del presidente. Con quell'immagine lì, chiedo scusa. E poi mi copre anche un'altra bella signora, quindi stasera proprio non ci siamo. Sai che io privato. No, presidente, lei è senza. Certe volte la buona volontà. La buona volontà nelle associazioni, così, eccetera, eccetera, anche nel comitato di quartiere dell'abito via Roma, tanta buona volontà, però chi si dimentica una cosa, chi sfugge un'altra azione da fare a un certo momento e la conclusione tarda ad arrivare. Ma l'obiettivo c'è. Io ce l'ho, spero che ce l'abbiano anche i formiani,
perché è un'opera che merita. E sappiate che l'unica immagine che c'è sulla Wikipedia tedesca alla voce Antonio Sicurezza è la carità di San Lorenzo della chiesa di San Giovanni di Formia. E con questo ho finito, vi ringrazio. Che chi mi ha preceduto ha detto, si può dire tutto, mi viene da dire solo una cosa, citando Tommaso Montanari che diceva la mamma di Caravaggio è sempre incinta. Sì. Io posso dirlo della mamma di Sicurezza questa sera, perché dopo che si pensava di aver detto tutto su questo grande artista, ecco, vedere un quadro inedito, già quando l'ho visto l'altro giorno da Renato mi sono emozionato, e questa sera mi emoziona ancora di più presentarlo, perché questo dipinto inedito mostra ancora di più quello che è stato l'amore per Formia, dimostrato da Antonio Sicurezza nei suoi dipinti dagli anni 30 fino alla sua morte. Ecco, lui, come ho già detto nel convegno del 1° agosto e come ho detto anche nel precedente convegno che con l'associazione Formiana Saxa avevamo organizzato presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia, aveva scelto Formia come sua modella, cioè, rappresentandola, ecco, nell'ambito paesaggistico, nell'ambito religioso, come sottolineato prima anche Eugenio, e facendo quindi di Formia la protagonista assoluta del suo racconto di una città in pittura, ecco, perché lui non ha fatto altro che raccontare in un certo qual modo i luoghi di Formia, e continua ancora a raccontarceli, perché ancora, ecco, per esempio avevo visto la sera del 1° agosto c'erano anche tanti giovani che sono venuti a vedere la mostra che era stata realizzata. Ecco, questa sera questo racconto continua con una pagina inedita e continua appunto con questa bellissima visione di Mola vista dall'altezza di Via Lavanga, grosso modo Palazzo Bartolomeo, Palazzo affacciato su quella che era la quercia, quella era, esatto, la quercia, ma era, sì, quella, esatto. Questo, precisamente, ecco, ma, esatto. Ci mostra, ecco, questa bellissima visione di Mola, ecco, vediamo quello che attualmente è Largo Pavone, ecco, qui c'è Palazzo Mattei alle spalle, l'entrata di via Abate Tosti, eccola qui, con la torre di Mola che si vede alle spalle dei palazzi, e si intravede anche in un certo modo quella che era l'antica chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista, perché ricordiamoci che la chiesa di San Giovanni e San Lorenzo non è quella attuale, la posizione attuale, ma si trovava proprio nei pressi del castello di Mola. E grazie ad Antonio Sicurezza, come sappiamo, tutti questi aspetti, sappiamo aspetti editi e inediti di Formia, ecco, per esempio, questo aspetto della torre di Mola che torna ancora una volta nell'opera di Sicurezza. Infatti c'è già un dipinto precedente di una collezione privata che rappresenta proprio la torre di Mola come protagonista principale indiscussa del dipinto. Qui la inserisce in un contesto paesaggistico, quasi come se fosse un esponente della scuola di Posillipo, se andiamo a vedere, perché lui aveva studiato a Napoli e sicuramente a Napoli aveva avuto modo di conoscere opere di Giacinto Gigante, di altri esponenti della scuola di Posillipo, Smink Van Pitrò, che è stato il fondatore della scuola, e in particolar modo di Giacinto Gigante, perché è stato quello che si è avvicinato un po' di più alla nostra zona. Infatti ci sono delle vedute di Gaeta molto belle in collezione statita a Capodimonte, e sono convinto che Sicurezza anche di Formia, non solo anche di Formia, ce ne sono tantissimi, da Villa Rubino ha fatte tante. Io ho citato sia Giacinto che Ercole, anche Ercole il Gigante, tutte e due. Io ho citato quelle perché sono quelle che attualmente si vedono in esposizione, in collezione, esatto. Invece Formia, quindi Formia. Sicurezza sicuramente avrà preso, diciamo, i principi della pittura paesaggistica attraverso la veduta di queste due opere di Giacinto Gigante.
applicando questi principi della pittura classica napoletana e anche di scuola romana in alcuni casi, come Gerardo De Meo ha giustamente evidenziato prima, applicandoli alla nostra zona, a rappresentare ciò che sono i nostri paesaggi e che ancora oggi noi riconosciamo attraverso le opere di sicurezza, ma facciamo fatica a riconoscerli attualmente perché li vediamo ovviamente trasformati. Ecco, per esempio, che, un giovane degli anni 2000 come fa ad immaginare Largo Pavone in questo modo? Lo fa avvicinandosi alle opere di sicurezza, facendo un confronto tra il Largo Pavone di oggi e il Largo Pavone degli anni 30. Qui siamo agli inizi degli anni 30, sicuramente siamo nel periodo in cui sicurezza è arrivato per la prima volta a Formia. Formia che, come è stato detto precedentemente, gli ha donato sia il lavoro che l'amore. Questo amore ricambiato da lui verso Virginia Mastrogiovanni e di conseguenza anche verso i cittadini formiani, ed è un amore che vedo che ancora oggi continua a manifestarsi. Ogni qualvolta si parla di sicurezza c'è sempre un pubblico numeroso, possiamo dire, e questa è una cosa che ci rende orgogliosi un po' tutti, perché anche io che sono di Spigno ho trovato angoli di Spigno dipinti da sicurezza in occasione di uno studio pubblicato da Angelo De Santis, e quindi vedere questi angoli delle nostre zone rappresentati da Antonio Sicurezza fa, secondo me, accrescere ancora oggi sempre di più l'amore per questo grande maestro, per questo nostro Caravaggio, possiamo dire. Oh,